Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video extra. Eccoci qui con il secondo home tour del canale. Allora, eccoci qui in una nuova casetta sull'isoletta di Windenburg. Questa casa si chiama Casa della Live, casa di Twitch, perché l'abbiamo costruita insieme nelle due live che ho fatto su Twitch, sul mio canale Twitch, che se voi non lo sapeste si chiama Jove Games Underscore Creations. E in queste due live abbiamo costruito insieme questa casa, grazie ai vostri consigli nella chat e anche grazie comunque ai vostri commenti, a tutto il vostro supporto, e ci siamo divertiti tantissimo facendola insieme. E quindi adesso vediamo insieme l'home tour, anche per chi non è riuscito a vedere la live, per vedere insieme com'è venuta. Allora, questa qui quindi è una casa collettiva del canale, una casa di tutti quanti, e quindi è anche in galleria. Dopo vi darò tutte le informazioni per scaricarla. Allora, eccoci qui sull'isoletta, andiamo un pochettino avanti perché si comincia a vedere una bella casa con un muretto in legno, ma anche in muratura, come potete vedere. Ecco qui, cominciamo ad andare avanti ed ecco qua già che sta cominciando a vedersi. Ed ecco qui la casa, eccola qua. Abbiamo una bellissima casa con vari tetti a spiovente. Abbiamo ben 5 tetti a spiovente. Abbiamo anche un bellissimo ingresso con vari sassi, anche un piccolo patio con gli alberi. Come potete vedere, eccola qua. Abbiamo un bellissimo rivestimento in legno marrone. Abbiamo varie finestrelle, abbiamo anche un bel balcone in legno, varie piantine. E quindi una vera casa con un trionfo del verde. Adesso vediamo un pochettino. Vedete, questa è la parte frontale, come vedete c'è anche una bella porta e un bel patio, come vedete qua. Poi abbiamo sempre da quest'alta visuale, potete vedere com'è la casa con tutte le piantine, le fondamenta, e come vedete qui dietro c'è anche un retro, dopo lo vedremo nel dettaglio. Ed ecco qui, andiamo qua davanti e cominciamo con l'esplorazione della casa. Quindi varchiamo la porta e vediamo cosa si prospetta davanti a questa porta. Allora, eccoci qui entrati, eccoci qua. Allora, direi di abbassarci e ci ritroviamo con due porte, un semplicissimo portagiacconi, e poi abbiamo questa stanza che è uno studio. Eccoci qui, si entra nello studio, come vedete, eccolo qua. Abbiamo un bellissimo tavolino scacchistico, sempre in tema beige, un acquario, poi abbiamo la bellissima scrivania con due librerie, abbiamo anche la chitarra per chi dovesse avere la passione della chitarra. Ed eccoci qui, questo è il nostro studierello. Qui possiamo tranquillamente giocare a scacchi e magari fare scacco matto. Perfetto, eccoci qua, questo è lo studio. E tutta la casa è sui toni del beige. Vedete un pochettino tutta la casa, anche con il parquet in legno, con vari tappeti, e poi ci sono varie carte da parati. Qui c'è questa qui marrone con i fregi bianchi. Poi direi di andare al bagno. Andiamo qui, quindi. Andiamo qua, eccoci qui. Andiamo al bagno. È un bagno molto semplice, ma pieno di tutto quello che serve. Abbiamo un lavandino qui alla nostra sinistra. Abbiamo intanto il muro in mattonelle. Abbiamo queste mattonelle davvero molto carine sui toni sempre del beige, ma anche del rosso. Poi abbiamo il solito gabinetto. Poi abbiamo la lavatrice con il detersivo, ovviamente tutto quanto per lavare, visto che non c'è l'asciugatrice perché fuori c'è il panno stand di biancheria. Ci sono delle tende. E poi c'è una bella vasca doccia con anche una decorazione, un bellissimo espositore per asciugamani e vari bagnoschiuma. Perfetto, quindi possiamo uscire e direi di andare verso queste due porticine. Andiamo prima verso questa qua a destra, quindi andiamo verso il salotto. Allora, questo è un salotto con il trionfo del beige, come potete vedere, ecco qua. Allora, entriamo, ci ritroviamo in questo salotto bello bello grande. Abbiamo questo tavolino semplicissimo con le piantine. Poi abbiamo questo tappeto qua sui colori sempre del beige e marroncino. Poi, andando più avanti, abbiamo proprio il nostro salotto con il nostro tavolino con lo stereo. Poi abbiamo anche il divano qui con le varie poltroncine. Abbiamo anche il caminetto, varie piantine e anche scaffali dove sono presenti varie cianfrusaglie, come per dei quadretti o delle statuine di cani, di gatti, e ci sono anche dei quadri con una bellissima TV. Perfetto, poi abbiamo anche un bellissimo lampadario a palla e anche delle tende molto semplici. Poi andiamo verso la cucina, la stanza più bella assolutamente, ed eccola qua.
Questa è una cucina veramente molto molto moderna. I proprietari di questa casa sono sicuramente dei grandi intenditori di cucina e infatti si sono fatti una bellissima cucina moderna. Come vedete qui c'è una grandissima isola formata da questi 6 banconi e c'è anche il fornello, quindi si può tranquillamente cucinare. E poi abbiamo tutti questi banconi, come vedete abbiamo veramente il trionfo degli elettrodomestici e della modernità. Abbiamo tantissime decorazioni, abbiamo lavastoviglie, macchine del gelato, caffettiere, abbiamo tutto di ultima generazione. Come vedete abbiamo anche tutti gli armadietti, le macchinette dei popcorn, quindi abbiamo veramente tutto quello che si desidera per una cucina moderna. E quindi è il posto perfetto per pranzare, cenare o anche fare una serena colazione. E poi abbiamo l'ultimissima stanza, poi dopo c'è il retro, che è la camera da letto. Eccoci qua. Allora, questa qui è una semplice camera da letto. Come potete vedere, qua c'è un letto con 2 comodini e le varie piantine. Abbiamo anche dei dipinti. Come vedete, qua abbiamo anche un cassettone semplicissimo con 2 specchi, una piantina. E poi c'è la vista sul patio e sul mare. Quindi c'è veramente una bellissima vista. C'è anche una tenda semplicissima e c'è il tappeto bianco. Poi usciamo ed eccoci qui veramente nella zona relax. Come vedete qui c'è un bellissimo recinto con un tranquillo tavolino dove potersi rilassare, dove poter mangiare e dove anche poter mangiare tutto il cibo che si cucina sul barbecue, il barbecue personale della famiglia. E poi qua ovviamente nessuno ci vieta un bellissimo tuffo in piscina, e ovviamente la piscina è munita anche di tutte le luci che servono per divertirsi al meglio. Come vedete è una zona davvero molto soleggiata e luminosa, quindi qui sicuramente la famiglia potrà divertirsi un sacco, anche ovviamente con la zona di pesca che si trova proprio qua davanti. Perfetto, quindi questa qui era la casa che abbiamo costruito insieme sul canale Twitch. Come vedete l'abbiamo costruita insieme ed essendo che l'abbiamo costruita insieme è venuta veramente benissimo. La trovate sulla mia galleria all'ID Jovi_0103. Se cercate questo ID su Origin trovate questa casa ma anche alcune creazioni degli speed build precedenti, come il ristorante che feci nel secondo speed build, la casa dei balocchi, oppure la casa natalizia che feci nel terzo speed build, la casa starter, e comunque trovate altre varie creazioni. E poi ovviamente vi invito ovviamente a seguirmi sul canale Twitch per non perdervi altri live, magari ricreeremo un'altra casa e quindi ovviamente sarà bellissimo vedere anche che la casa sarà frutto vostro. Quindi per voi è un invito a seguirmi su Twitch, ovviamente per divertirci insieme, perché c'è stato veramente di tutto. Io mi sono messa a cantare, a suonato, poi ci siamo divertiti, è arrivata The Foxy Simmer, è arrivata Carlin Curious, quindi veramente abbiamo fatto un sacco di cose. E ovviamente vi aspetto anche a voi. Spero che questa casa vi sia piaciuta. Ovviamente ditemi che cosa ne pensate nei commenti e se vorreste ovviamente altri home tour e speed build. E ovviamente direi che per questo video può essere tranquillamente tutto. Quindi vi invito a iscrivervi, lasciate tanti commentini con i vostri pareri, voglio tanti pareri sulla casa. Poi potete condividere il video con i vostri amici e se volete potete mettere like. Poi vi invito anche a mettere mi piace alla pagina Facebook, a seguirmi su Instagram dove vi tengo aggiornato su tutto quanto. E poi ovviamente se volete seguire le live e divertirvi un pochettino con noi e con gli altri fan del canale, ovviamente vi invito anche a seguirmi sul canale Twitch. Ovviamente vi aspetto anche sulla galleria per commentare questa casa che abbiamo visto insieme. Quindi ci vediamo al prossimo video e buon Sims a tutti e buone costruzioni a tutti.